i guardiani miei parenti, i detenuti miei fratelli. Non mi buttate fuori in mezzo al traffico. Non conosco la segnaletica. Potrei morire. Borsa o la vita? Signore, lei ride, ma io le devo fare osservare che questa è una vera pistola. E io sono un vero rapinatore. Quindi, niente scherzi. O la borsa o la vita. Ma la vita, amico mio. Come? La vita. Mi avete insegnato la via dell'onore, della dignità, della moralità. Grazie a voi adesso so qual è il mio dovere. Il suo dovere? Marchese, quale piacere! Dove hai trovato questo vestito? L'ho rubata a un prestigiatore. Venga, venga, le presento gli ospiti. Il Marchese de Sade e la Contessa de Boccardi. La colomba è carina, è divertente, è come quella della pace. Non vi serve? Metti il cilindro, per favore. Sì, certo. Sì, forse lei, perché appartiene ad un altro mondo. Ma lei lo sa che significa nascere poveracci? È una disgrazia. E anche a diventarlo. Tu capisci che io andrò in galera per una sciocchezza, per 20 milioni. Sì. E pensare che mio zio ce l'ha tanti, tanti, 20 in più, 20 in meno. E le sembra poco. Ma poi lei non si preoccupi, se dovesse andare in galera ci sono io, la introduco io. Ma è assurdo! Ma quelle le abbiamo avute per la rivoluzione. La rivoluzione di borsa per il dollaro canadese. Così non volete confessare? Voi non sapete niente, non avete nemmeno visto niente. Benissimo, tanto peggio per voi. Peggio per noi? Sì, peggio per voi, perché sapete che vi dico? In galera vi mando, in galera! Ci sbatto in galera. Ha detto in galera? Sì, signore. Ebbene, allora sappia che io... Hai controllato le mele? Sì, 107. Chi è? Giornale. Ah. Sono le ultime notizie. Ah. Altezza, una brutta notizia.